Buongiorno a tutti e ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 14 novembre, sempre qui su Milano All News per raccontarvi Milano, la propria città, tutto quello che succede in città. Quest'oggi, in vista soprattutto della giornata del 25 novembre, vogliamo toccare il tema della violenza di genere, più in particolare poi appunto il contrasto alla violenza contro le donne, e lo facciamo con un ospite che torna a ritrovarci, un'organizzazione che torna a ritrovarci. Siamo ben contenti di averli ancora ospiti qui con noi. Parliamo di Amnesty International. Quest'oggi con noi Alba Bonetti. Buongiorno Alba. Buongiorno. Benvenuta, grazie mille di essere qui. Sono molto contento di avervi qui perché appunto in vista del 25 novembre è meglio arrivarci informati, no? Sì. Così, sì. Perché si dicono tante cose, spesso anche sbagliate, quindi è giusto parlare con chi invece questo tema lo conosce molto bene. Ed Amnesty, so che insomma da tanti anni che è vicina al tema, lo studia e lo comunica molto molto bene. Ricordiamo appunto, il 25 novembre è una giornata importante, giusto? Sì, il 25 novembre è una giornata importante, è la giornata mondiale per il contrasto alla violenza di genere. Vi ringrazio per avermi invitata, perché tutte le occasioni, come dicevi tu, sono preziose per parlare di questo tema che è ancora troppo trascurato dal punto di vista dell'azione. Perché violenza di genere? La violenza di genere è quella che colpisce le donne in quanto donne. È stato creato un neologismo una trentina d'anni fa, quello del femminicidio, cioè di donne che sono uccise solo in virtù, se così si può dire, del fatto di essere donne. Come se fosse una colpa. Come se fosse una colpa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che per le donne nel mondo tra i 16 e i 44 anni il rischio maggiore di morire di morte violenta sia proprio legato a, cioè la morte violenta tra i 16 e i 44 anni è una morte procurata da un familiare, coniuge, ex coniuge, fidanzato, a volte anche fratello, a volte figlio. E questo tema è stupefacente per la sua omogeneità, cioè ci sono fenomeni nel mondo, disuguaglianze e discriminazioni, che toccano alcune fasce sociali, alcune zone geografiche. Questo tema tocca tutte le donne in quanto donne, nessuna viene risparmiata. Non c'è classe sociale che tenga. Non c'è livello di scolarità, non c'è neanche livello di scolarità che protegga da questa cosa, perché ha a che fare con una cultura diffusa evidentemente in maniera uniforme sul pianeta che considera i generi di importanza diversa, attribuendo maggiore importanza al genere maschile e minore al femminile. E questo è quello che chiamiamo patriarcato. In Italia muoiono mediamente 150 donne all'anno, vuol dire che ne muore una ogni 2-3 giorni. Quest'anno che diventi appunto una media, che diventi quasi una consuetudine in un certo sì, senso. Sì. È una consuetudine che però non sollecita nessun tipo di intervento politico, nessun tipo di proclama, nessun tipo di tweet, no? Non abbiamo dei tweet. Cioè, è un tema che è un po' di anni che se ne parla, e questi numeri, se si va indietro nel tempo, sono numeri praticamente, dicevi, costanti. Costanti, se non anche con alcune volte qualche picco, ahimè, sì, molto grave. Sì. Non è mai stato fatto nulla, però. No, sono state fatte delle cose spesso sull'onda dell'urgenza. Si sono fatte delle norme, si sono varate delle norme, spesso ricorrendo alla decretazione d'urgenza, e non trovando d'accordo le associazioni che si occupano di questi problemi, perché decretare in urgenza non aveva i presupposti, perché l'emergenza non è più emergenza perché succede sempre. E quello che serve, peraltro, non è quello che la legge ha fatto, perché le leggi che abbiamo sono andate tutte nella direzione di aumentare le sanzioni. Come per esempio di recente quest'estate è stata varata una legge che punisce il revenge porn, sacrosanto, quindi l'utilizzo di immagini intime per screditare una ex compagna. E sappiamo che è una cosa che succede veramente a tutti i livelli. Sì, anche questo anche succede e va bene aumentare le punizioni, ma se noi arriviamo solo alle punizioni vuol dire che non facciamo niente per interrompere la catena di tutto quello che c'è prima, e prima c'è la cultura. Cioè, se l'atteggiamento che considera le donne degli oggetti lo vediamo dalla pubblicità alle battute,
dai modi di dire alla sessualizzazione, ma anche alla sessualizzazione dei ruoli, sì. Alle bambole che regaliamo alle bambine mai e mai schietti, cioè se non lavoriamo su questi aspetti qui, non lavoriamo per costruire una vera cultura nella quale i generi siano uguali e quindi diminuiscano i rischi potenziali di maltrattamenti che sfociano poi appunto a volte anche nell'omicidio. Data, lo vediamo, si studiando questo tema da tempo, chi dovrebbe dare però questo tipo di risposta culturale proprio a questo punto sociale? Noi richiediamo anche in relazione al prossimo 25esimo anniversario della conferenza mondiale sulle donne che è stata tenuta a Pechino nel 95, abbiamo preparato come Amnesty International un memorandum di raccomandazioni che abbiamo presentato all'ONU il mese scorso su che cosa dovrebbero fare gli stati, perché in quell'occasione, nel 95 a Pechino, la piattaforma d'azione è stata firmata da tutti i 189 componenti, 189 paesi che componevano l'ONU nel 95, si sono impegnati e il bilancio fatto a 25 anni di distanza non è però così positivo, perché è ancora molto presente la discriminazione nell'accesso alle risorse, nell'accesso all'opportunità, nell'istruzione, nella salute, anche nel cibo. Pensiamo alle crisi, alle ondate migratorie, sì. Alle carestie. Ci sono paesi in cui per definizione alle bambine viene dato da mangiare di meno che ai bambini. Ci sono paesi in cui la povertà fa sì che una famiglia, dovendo scegliere chi curare, cura il maschio e lascia morire la bambina. Ci sono le mutilazioni genitali femminili, c'è ancora la pratica delle spose bambine. Cioè ci sono migliaia di bambine che dagli 8 anni in su vengono cedute dalle famiglie a dei mariti. Specifica, 25 anni da Pechino. Cioè da Pechino. 25 anni fa già ne avevate parlato, già si, sì. E già si era firmato. Questo, appunto, sì, già si era firmato. I paesi avevano firmato, sì. Questa certo, qualcosa, idea di cambiare. Però qualcosa poi di meglio si è fatto, però sono ancora troppe le donne che continuano a morire, per esempio, perché ci sono dei sistemi sanitari a pagamento. Uh-huh. Il Burkina Faso è un paese in cui per partorire bisogna spendere un euro. Ok. Ci sono delle donne che non se lo possono permettere. Immagino. E quindi muoiono. Non c'è una sufficiente diffusione capillare dei servizi. Per dire anche a chi ci sta seguendo, se voi pensate che questi discorsi siano appunto per Burkina Faso e forse uno dei paesi più lontani da noi, chissà quando mai entreremo in contatto col Burkina Faso, non è così in realtà, perché poi tutto questo porta a una catena poi di situazioni per cui poi abbiamo l'ondata migratoria, abbiamo il problema dei migranti, abbiamo un problema ambientale che porta poi ad avere sicuramente i migranti e quindi a dover scegliere. Certo. Se sarà il figlio maschio o la figlia femmina a prendere ad andare a cercare vita migliore nel nuovo continente, mi verrebbe da dire, no? Quindi, sì. Insomma, non sono discorsi così distanti da noi, anche se parliamo di una povera donna che con un euro deve partorire in quel lontano Burkina Faso. E beh, da noi arrivano minori stranieri non accompagnati, sia di genere maschile che di genere femminile. I ragazzi tendono a dichiararsi ancora minorenni, anche se magari sono lì sul filo del compiere, sì. 18 anni. Le ragazze sono tutte costrette a dichiararsi maggiorenni, perché così possono essere avviate al mercato della prostituzione. Ne arrivano 6.000 tutti gli anni in Europa. E allora di chi è la responsabilità? Se c'è un'offerta è perché c'è una domanda. Questo lo sappiamo benissimo. Chi è che deve agire? Amnesty si rivolge a tutti, si rivolge quando parla all'ONU, si rivolge agli attori statali, ma si rivolge anche agli attori non statali, perché anche le imprese hanno la loro responsabilità, come ce l'ha per esempio. Si fa tante attività anche proprio territoriali, verrebbe da dire, cioè qui, sì. Per esempio anche Amnesty Milano proprio, cioè, fate delle attività appunto perché qual è l'obiettivo? Cioè la comunicazione, la sensibilizzazione forse? Sicuramente sensibilizzare, richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica a riflettere un po' in controtendenza con la semplificazione dominante, no? Perché sembra che tutti i problemi da cui siamo afflitti a livello globale e a livello nazionale siano facilmente riconducibili a un'unica causa. In realtà vanno ricondotti a delle cause interrelate e più complesse,
al di fuori di una logica semplificatoria del bianco e del nero e del noi contro loro, che è un po' purtroppo quella che si sta affermando anche dal punto di vista della retorica politica e del linguaggio diffuso nei media. Come si fa questo tipo di operazioni, sia appunto dicevamo in territori vicini come appunto la città di Milano, Lombardia, ma anche appunto in territori lontani? Sì, noi siamo presenti da 58 anni in quasi tutto il mondo, siamo la più grande ONG perché abbiamo 7 milioni di attivisti, e gli attivisti, cioè i volontari come me, come gli altri 6.999.000, sono un po' la forza di Amnesty, perché Amnesty dal punto di vista professionale ha un paio di migliaia di ricercatori che fanno ricerca sui vari paesi e sui territori. Noi tutti gli anni produciamo un rapporto sullo stato di salute dei diritti umani nel mondo e delle singole campagne in relazione o a delle aree geografiche o a delle problematiche. Però poi a dare gambe, a dare voce a queste azioni sono appunto i volontari che scendono in piazza, raccolgono le firme, fanno i banchetti, cercano di avvicinare le persone, vanno nelle scuole, fanno educazione ai diritti umani, raccolgono fondi, perché il nostro movimento è un movimento rigorosamente apartitico, non governativo e autofinanziato. Noi non accettiamo donazioni da nessuno se non da privati. Una ONG come si dice, anche se so che dire ONG in questo periodo a volte appunto anzi sembra quasi una brutta parola, invece anzi rivendichiamo che ma questo fa parte della retorica della criminalizzazione contro le ONG. Hanno un peso, e appunto parliamo anche di parole, le parole hanno un peso ovunque, sia che diciamo al bar, sia che diciamo magari in rete ad esempio, e so che voi proprio su questo tema avete fatto anche un rapporto molto interessante, con dei dati ahimè molto allarmanti anche. Sì, noi abbiamo fatto una, abbiamo perché nel tempo dal 1961 ad oggi ovviamente il nostro modo di fare attivismo sui diritti umani si è evoluto e differenziato, e poiché anche lo spazio virtuale, non solo lo spazio fisico ma anche lo spazio virtuale, diventa uno spazio. Voi siete stati forse tra i primi a parlare dell'abolizione della pena di morte. Quella è la nostra campagna permanente, che ahimè continua, perché poi è abolizione della tortura. Noi ci dimentichiamo che pensiamo di essere, cioè, noi siamo su un'isola felice dove la pena di morte non c'è, ma non è così tutto il mondo, anzi ogni tanto bisogna stare attenti che non ritorni, perché insomma in Europa c'è la pena di morte, ecco, abbiamo paesi, in Bielorussia ce l'abbiamo, ecco, abbiamo paesi in Europa, quindi praticamente qua dietro l'angolo che è ancora la pena di morte, e poi appunto da quello siete passati ad esempio alla giusta battaglia contro la tortura, giustamente ad esempio. Ecco, per esempio, scusa, un altro modo nostro per fare lotta, per lottare per i diritti umani, non è solo difendere chi ha subito violazione dei diritti umani, ma anche stabilire in sede di diritto che ci sono delle violazioni dei diritti umani che devono essere considerate reato. L'Italia fino al 2017 non ha avuto il reato di tortura. Ricordiamo che noi siamo rimasti fino al 2017, senza una legge che punisse la tortura. Pur avendo l'Italia sottoscritto nel 1989 il patto dell'ONU contro la tortura. Okay. Quindi noi dall'89 al 17 siamo rimasti inadempienti all'impegno che avevamo preso davanti alla comunità internazionale. E come dicevi appunto, tornando al tema le battaglie cambiano, dell'odio, in un certo senso, e cambia il modo di contrastare la violazione dei diritti umani. Quindi abbiamo promosso fin dall'anno scorso, in occasione delle politiche del 18, la costituzione di una task force di attivisti online, cioè abbiamo reclutato nel tempo più di 100 attivisti che seguono i profili dei leader politici in occasione delle elezioni. L'abbiamo fatto per il marzo dell'88, l'abbiamo fatto quest'anno con le europee di maggio, e abbiamo poi tratto delle conclusioni che abbiamo reso pubbliche sulla diffusione dell'odio. Sicuramente quello che abbiamo purtroppo, partendo quindi da dei leader politici, quelli che in teoria dovrebbero darci, si dice sempre, un buon esempio, che dovremmo anzi quasi imparare. Io spererei che un politico mi insegni qualcosa, anzi che fa paura, come si dice, che è solo uno di voi. No, io non vorrei che fosse uno di me, fosse un po' più di me chi mi governa, no, a volte. Infatti. Voi avete tratto che cosa? Che scenario ne viene fuori?
I leader politici sollecitano gli istinti più, mi viene da dire, ferini dell'essere umano e quindi ben lungi dall'essere leader, cioè dall'essere guida, sono di fatto, a mio parere, dei follower, perché seguono quello che è di più semplice, ma anche di più primitivo c'è nell'essere umano. Tutto questo sollecitare, adulare, solleticare la pancia della gente, no? Quelli che si vantano di parlare alla pancia della gente, ma la pancia, non, io direi che dal No. punto di vista proprio anatomico non mi sembra la parte più nobile. Credo Sarebbe che sia un meglio parlare al gastroprotettore, dico, cuore. credo che sia un gastroprotettore non mi parlare la No, io pancia della vorrei che gente. qualcuno che parlasse al fegato, magari dove di solito noi consideriamo Sì, il simbolicamente la sede del coraggio, coraggio, infatti. parlasse al cuore, che ai sentimenti, e parlasse alla testa, più che non parlare ai bassi istinti, perché sennò è un progressivo scivolare verso il basso e rendere e legittimare, diciamo così, tutte le volte un discorso sempre più bieco. E anche qui, se il discorso ci sembra molto lontano da magari quello che stavamo parlando prima, dal 25 novembre, tutto non è così, Non è perché così, anche no. qui le donne sono quelle che poi finiscono ad Sì, essere ancora più nel mirino, giusto? perché dal barometro dell'odio, così l'abbiamo chiamato il Sì, nostro abbiamo visto report, qualche dato del qualche passato, sì. immagine, sì, a parte gli argomenti di maggior tendenza, tra virgolette, che erano gli immigrati e gli islamici, il tema che più calamitava l'odio dei commentatori sul web era quello delle donne, non il tema delle donne perché in sé non era tema di campagna elettorale, ma le donne in quanto utenti della rete. Ok. E questo è Cioè molto dobbiamo dire che se io e te drammatico. abbiamo una dialettica politica, dopo un attimo vieni attaccata non tanto perché non la pensi come me, ma No, quanto perché sei donna. te la Cioè. prendi con mia madre? Ok. Te la prendi col mio aspetto, perché se sono brutta non avrei diritto di parlare, se sono bella è meglio che vada dall'estetista. Queste Ecco. sono le cose più carine Però. che escono. È proprio un'intolleranza latente, costante, che viene da un retaggio antico. Cioè, quando Salvini doveva prendersela con Carola Rackete, non se l'è presa per quello che lei ha fatto. La cosa che è riuscita a dire è che era una zecca tedesca. Questo anche con degli echi Sì, apparenti, proprio squisitamente nazisti, perché era così che i nazisti chiamavano gli ebrei. ebrei. Ma cioè, anche il fatto che nel nostro parlare volgare un insulto sia un insulto sempre rivolto alla madre, mentre non c'è mai un insulto rivolto al padre. Se devo prendermela con qualcuno, insulto la madre, ma non insulto il padre. Anche questo è una spia che nel linguaggio c'è una discriminazione che Ma penalizza fai bene a sottolineare questa cosa perché io sfido chiunque a uscirne innocente da questa cosa, nel senso che davvero noi in redazione spesso, guarda, io ho la fortuna di avere in redazione quasi solo ragazze, quindi questo tema spesso ne parliamo, ma è veramente complicato, cioè si sbaglia facilmente, l'importante è già tipo ammettere di aver sbagliato può essere già un buon punto di partenza, ovviamente poi bisogna cercare di migliorare e non è facile per niente perché davvero quello che siamo, quello che ci portiamo dietro è più forte di noi a volte quasi, quindi davvero davvero difficile, quindi io sono contento perché ci stai facendo vedere anche questi piccoli puntini sulla i che però sono grandi grandi punti da dover sì, per cambiare. fare una battuta, per esempio, il gergo delle professioni è un gergo marcatamente discriminatorio, perché ci sono i femminili delle professioni basse e non quelli delle professioni, tra virgolette, nobili, Vale, per cui. io posso portarti anche ad esempio un bellissimo corso fatto proprio dall'Ordine dei giornalisti, anzi ringrazio per aver fatto questa cosa, proprio sull'uso delle parole femminili. E si faceva l'esempio della parola segretario e segretaria. Un segretario di un partito è una persona che comanda, la La segretaria segretaria. è quella che porta la tazza di caffè e fa le fotocopie. Quindi già anche solo quello, proprio l'utilizzo di certe parole che invece dovrebbero riappropriarsi della loro vera Sì, quella identità. è una dissimmetria semantica. Perché è una stessa parola che ha un peso diverso a seconda che il genere sia maschile o femminile, ma ci sono delle dissimmetrie invece di ordine grammaticale che non sono giustificate, cioè che sono giustificate solo dall'uso ma non dalla grammatica, perché se noi riusciamo a dire infermiera e non riusciamo a dire ingegnera, il problema non è la grammatica, il problema è
l'idea del mondo che abbiamo nel momento in cui parliamo. Per cui ingegnere è la regola, e se c'è una donna che per caso ha una laurea in ingegneria, vabbè, è ingegnere pure lei. Donna, è vero, sempre. Così come l'avvocato. L'avvocato è come l'impiegato grammaticalmente. Se è pacifico che c'è l'impiegata, è anche pacifico che c'è l'avvocato. L'avvocata, come c'è la sindaca e la monaca, come c'è la destra e la sinistra, c'è il ministro e la ministra. Però è tutta questione di pensare non alla parola che mi viene facile da usare, ma al mondo che ho in mente quando la uso. Sì, perché, come diceva . Qualcuno, anche parlare è un atto politico, perché è un atto pubblico, e quindi do voce a un pensiero. Allora, stavamo dicendo che le raccomandazioni di Amnesty all'ONU sono appunto sulla garanzia dei diritti sessuali e riproduttivi, e per esempio vuol dire mettere fine alle mutilazioni genitali femminili, molto e alle spose bambine, alla diffusione dei servizi sociosanitari per la salute materna, assicurare adeguati stanziamenti alle risorse per l'uguaglianza di genere, e qui anche in Italia le leggi che fanno contrasto e sanzione per chi si rende colpevole di femminicidio, però poi non mettono a disposizione dei fondi per tutte le realtà che tutelano le donne che denunciano. Se una donna denuncia che ha un marito violento e non ha le risorse per andarsene, e non ci sono le case antiviolenza abbastanza finanziate, non sa dove andare. Poi abbiamo parlato di come l'emergenza climatica peggiora le condizioni delle donne, cioè come mai così tante donne arrivano sui barconi che sono incinte? Sembrano dei temi così distanti, invece sono davvero, davvero molto. Ma perché sono incinte? Perché spesso sono violentate durante il viaggio, sono violentate in carcere. Non è che sono madri responsabili che si mettono in viaggio incinte. E poi la tutela delle donne che difendono i diritti umani, sia nello spazio pubblico, nella vita, che tramite il web. Per esempio, chi ha ucciso l'ambientalista Berta Cáceres in Honduras, che si opponeva da anni alla costruzione di una diga, è stata uccisa da un comando di militari che è entrato in casa e le ha sparato. Non si sa ancora chi sia stato, ed è successo nel 2016. L'anno scorso, a marzo, in strada, è stata uccisa a Rio de Janeiro l'attivista per i diritti LGBT e per i diritti umani, Marielle Franco, col suo autista. Le hanno sparato 4 colpi in testa. E sono stati, è stato, come dire, accertato che si tratta di colpi sparati da persone addestrate, non da killer di passaggio. Una rapina. In Brasile non c'è ancora un'indagine certa non c'è ancora una conclusione dell'indagine, delle conclusioni certe su chi si è reso responsabile di questa azione. E come loro, ne ho citate solo due, ma l'elenco è lunghissimo purtroppo. Avvocate per i diritti umani imprigionate nei paesi arabi, in Iran o in Iraq, solo per la difesa che stanno facendo. L'avvocata che si è anche occupata, l'avvocata del consulente egiziano della famiglia Regeni, è stata imprigionata perché difende i diritti umani. E così sarebbe lungo l'elenco, fino ad arrivare. Quindi una cosa fondamentale è la difesa anche di queste persone che difendono, che cercano di difendere i diritti umani. E invece a volte non solo la polizia dei vari stati non li difende, ma addirittura si rende complice degli attacchi, o complice anche di questi rallentamenti nel fatto che le loro famiglie abbiano giustizia. E arriviamo al caso clamoroso attuale di questi giorni, che è Liliana Segre, che nei suoi 90 anni di vita purtroppo ha avuto modo di essere oggetto sia della discriminazione, della persecuzione, della violenza nazista, e quindi della violenza, diciamo così, modello XX secolo, e anche della persecuzione del XXI secolo. Perché lei riceve, come ha denunciato, riceve 200 messaggi violenti e razzisti e di attacchi, di aggressioni verbali per posta, come era capitato anche ad altre donne, per esempio anche la Boldrini. Però è clamoroso che lo stesso trattamento debba essere riservato anche a una donna
che francamente no, nella infatti, sua vita ne ha già viste abbastanza. Sì, no, che appunto cioè, certi racconti su certa gente anzi non facciano niente, non portano niente, quindi è proprio come dicevi tu, il problema è molto più ampio, molto più radicato, quindi da stirpare non è facile, però giustamente non per quello non bisogna provarci. Per esempio, anzi, noi l'anno scorso abbiamo fatto un'azione contro Twitter. Uh-huh. Nel giorno in cui Twitter, il 21 marzo dell'anno scorso, faceva 12 anni, abbiamo lanciato una Twitter Action globale per chiedere al CEO di Twitter di mettere in atto delle regole più efficaci, delle modalità più competenti nella gestione delle denunce delle donne che segnalano delle aggressioni via Twitter. Per esempio, un tipo di persecuzione del mondo virtuale è il doxing. Cioè è il rendere pubblico via Facebook, sì, via Twitter, documenti relativi all'identità, all'indirizzo, okay, ai familiari, ai figli minorenni delle donne che si vuole tacitare. E questo di fatto ha degli esiti pesanti sulla vita delle persone, perché molte di queste donne, abbiamo fatto un'indagine su 8 paesi, molte di queste donne riportano di aver sofferto di stati d'ansia, di aver avuto problemi di insonnia e soprattutto un terzo di loro si è ritirata dal web. Questo per noi di Amnesty International, che abbiamo come faro la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vuol dire mettere il bavaglio alla libertà di espressione, che è uno dei diritti sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti Umani. Alba, davvero, io ti ringrazio tantissimo. Sono arrivati in conclusione, è stata una puntata davvero davvero interessante, piena di informazioni che invito davvero ad approfondire a chi ci sta seguendo. C'è un sito internet su cui possiamo andare, vero, ad approfondire tutto? www.amnesty.it. Possiamo anche, per il 25 di novembre avete qualcosa in programma? Al momento ancora non lo so. Ok, quindi sul sito troviamo tutto. Sul sito ci sarà tutto. Sul sito troviamo tutte le informazioni necessarie, troviamo anche come magari dare una mano ad Amnesty International, sono tante modalità, vero? Sì, possiamo aiutarvi. Se volete contattare la sede lombarda, che è a Milano, di Amnesty, potete scrivere a AI, come Amnesty International, ai.lombardia@amnesty.it. Perfetto, Alba, davvero. Però dopo tutte queste tragedie, io volevo dire che c'è la senatrice Segre che è perseguitata, ma ci sono state anche 5.000 persone sotto la pioggia a difenderla lunedì sera. Infatti, pochi giorni fa. Ecco. E questo è un po' quello che ci guida in tutti questi anni, perché i successi comunque in materia di protezione dei diritti umani abbiamo raggiunti, e il nostro quello che ci piace sempre ricordare è il motto del fondatore di Amnesty, che diceva meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Infatti, proprio dici, appunto, quella candela che voi portate appunto anche tu, porti sul tuo badge, che mette, diciamo, che quella fiamma per fortuna non si spegne mai, anzi, sempre qualche fiammella in più si accende, che nonostante dalla speranza, il filo spinato, che la, il filo spinato dalla speranza, appunto, perché certe cose cambiano, e comunque insomma la storia poi vi dà anche ragione, come si dice, potremmo fare, cioè, per fortuna qualcosa è cambiato, l'avete fatto tanto in questi anni, il mondo è quella cosa che si evolve, continua a evolversi, quindi bisogna continuare a evolvere anche nelle battaglie, quindi Amnesty, certo, però è ben presente e non si fa scoraggiare minimamente. No, davvero, ma grazie mille, complimenti, grazie per a il voi lavoro che fate giornalmente davvero, e su questi temi, grazie. Arrivederci. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani, sempre qui in diretta con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.